Ciao a tutti, oggi prepareremo il tortino di zucca. Il tempo di preparazione della ricetta è di circa 70 minuti. Gli ingredienti sono zucca rossa, pangrattato, uova, pepato, parmigiano, sale, pepe, noce moscata, acqua, per il ripieno, formaggio e speck. I quantitativi degli ingredienti li troverete sul nostro blog all'indirizzo videoricettebimbi.blogspot.it. Diamo il via alla ricetta. Momentaneamente togliamo gli ingredienti del ripieno che ci serviranno dopo. Andiamo a mettere nel boccale l'acqua. Il sale, chiudiamo col coperchio senza il misurino, posizioniamo il varoma, chiudiamo il coperchio del varoma e andiamo a cuocere per 30 minuti, temperatura varoma, velocità 2. Bene, adesso lasciamo raffreddare la zucca per una mezz'oretta. Adesso leviamo l'acqua dal boccale. Dopo aver lavato e asciugato il boccale, andiamo a mettere il parmigiano e il pecorino. E le andiamo il pangrattato e andiamo a tritare il tutto per 10 secondi a velocità 10. Dopo che la zucca si è raffreddata, andiamola a mettere nel boccale. Adesso andiamo ad aggiungere il sale, un po' di pepe, noce moscata, e le uova. Andiamo ad amalgamare il tutto per 30 secondi a velocità 5. Il nostro composto è pronto. Nel frattempo abbiamo imburrato una teglia dal forno nel quale andremo a riporre la metà dell'impasto. Dopo aver versato la prima metà dell'impasto, andiamo a farcire il nostro gattò. Iniziamo con lo speck, farcire il nostro tortino. Iniziamo con lo speck. E adesso andiamo a mettere il formaggio. Adesso andiamo a coprire col resto dell'impasto. Spolverizziamo con un po' di pangrattato.
andiamo a infornare a 180 gradi per 30 minuti. Il nostro tortino di zucca è pronto, andiamo a impiattare. Tortino di zucca, grazie e alla prossima ricetta.